Buonasera ai web ascoltatori di Liberi.tv, Marco Marchese in onda per la consueta trasmissione, la prima del 2014, Spazio Società Libera. Abbiamo con noi, come di consueto, il direttore di Società Libera, che saluto, Vincenzo Lita, buonasera. Ciao Marco, buonasera a tutti. Buonasera Vincenzo, io so che tu sei reduce da una trasferta romana molto impegnativa e diciamo divideremo questa trasmissione un po' in due parti perché come abbiamo concordato parleremo un po' di un importante convegno in cui che Società Libera ha organizzato e che ha tenuto, condotto, voluto a Firenze nel novembre scorso e poi dopo parleremo di un altro argomento, parleremo di questa sua trasferta romana che è una trasferta organizzativa perché nella pentola di Società Libera bolla, se bolle sempre qualcosa e c'è un'iniziativa di cui ci parlerai dopo, di largo respiro, che arriverà a breve, tu ci hai già anticipato una data, sabato 1 marzo a Roma, esatto, e ce ne parlerai nella seconda parte della trasmissione. La prima domanda che ti faccio stasera è, allora, Firenze, convegno importante in cui Società Libera ha voluto e organizzato, che è un po' la continuazione di quel convegno fatto a Salerno che si titolava Stato e criminalità, in questo caso invece il titolo del convegno era amministrazioni locali. Amministrazione locale e criminalità, mafia e amministrazioni locali. Un convegno molto partecipato, un convegno che ha avuto successo, che ha centrato sicuramente il suo obiettivo. Ce ne vuoi parlare? Ci vuoi indicare anche dove si può recuperare l'audio video di questo importante evento a cui avete lavorato per tanto tempo? Sì, iniziamo dicendo che è tutto recuperabile dal sito di Società Libera, www.societalibera.org, sia il video che l'audio. È stato un convegno, come dire, in cui si è parlato tra i relatori molto chiaramente della situazione del crimine organizzato oggi nel paese. Ne abbiamo già parlato anche l'anno scorso a proposito del convegno che tenemmo a Salerno, che tu hai ricordato, e devo dire con una certa dose di sconforto per quanto riguarda lo stato dell'arte della penetrazione criminale nel paese. Perché dico questo? Eravamo appena reduci a metà novembre, da poche settimane, dalla ricostituzione della commissione bicamerale antimafia, che con la nuova legislatura, poi si fa per dire perché si è votato nel febbraio scorso, qui parliamo di dopo l'estate, essendo passati già alcuni mesi dall'inizio della legislatura, della ricostituzione, dicevo, della bicamerale antimafia. E qui abbiamo assistito ad un balletto, come dire, incredibile, in cui non c'è stata unanimità delle forze politiche nel momento in cui si è trattato di scegliere la presidenza della Commissione, che come tutti sappiamo la cui presidenza è stata assunta dall'onorevole Rosi Bindi del Partito Democratico. Per cui il Partito Democratico ha votato compattamente per questa presidenza, il centrodestra non votò altrettanto, anzi minacciando di disertare i lavori della commissione bicamerale. C'è stato qualcuno con la sua solita fantasia e mi permetto di dire con argomenti, come dire, tra il serio e il facete, mi riferisco al sindaco di Firenze Renzi, disse: beh, tra questo balletto tra Rosi Bindi sì, Rosi Bindi no, lui espresse la posizione e diceva: vabbè, Rosi Bindi sì, ma rinunci a 3.000 euro di appannaggio come presidente della commissione stessa. Voi capite che davanti, come se il problema poi fossero stati 3.000 euro del presidente. Voi capite che davanti a questo balletto che abbiamo assistito sui giornali per qualche giorno, se ci mettessimo dalla parte della controparte, dei criminali organizzati, mi verrebbe da dire io al loro posto: beh, se questi sono quelli che ci devono combattere, come dire, siamo tranquilli ancora per qualche decennio. Tanta gloria e tanto onore.
appunto, questo è, come dire, ho iniziato con una nota di colore su Rosy Bindi, sì, no, Rosy Bindi meno 3.000 euro, insomma. Ma questa è stata una spia significativa dell'attenzione che le forze politiche vogliono dare e danno a questo paese. Invece. Per quanto riguarda l'apertura del Comune di Firenze, come dire, io partendo da questo spunto ho avuto modo di dire e lanciare una proposta. Ma se volessimo dare seriamente un segnale consistente al paese e ai criminali organizzati, come mi piace definirli, forse la cosa migliore sarebbe iniziare dalla chiusura della commissione bicamerale antimafia. Questo sì che sarebbe un segnale, perché ho avuto anche modo di dire, dopo 61 anni di commissione bicamerale antimafia, non è che ne abbiamo cavato molto da questo buco. 61 anni sono tanti, se l'avessimo condotto in un certo modo la lotta al crimine, evidentemente non ci troveremo in questa condizione a fare un convegno a Firenze e sentire da alcuni, per esempio da un sindaco della provincia o da altre personalità presenti, prefetto, procuratore della Repubblica e quant'altro, che la situazione si pone, non negli stessi termini evidentemente in cui si può porre in provincia di Caserta e in provincia di Napoli, ma il problema si incomincia come dire, ad avvertire pesantemente. Non c'è controllo del... No, ti interrompo perché io ho avuto l'opportunità di seguire i lavori di questo convegno, poi vabbè, avendo partecipato anche in prima persona al convegno di Salerno, con piacere voglio dire si è notato un processo di maturazione a distanza di un anno e questo convegno di Firenze ha tirato fuori poi alla fine una conclusione che è clamorosa, che meriterebbe, voglio dire, prime pagine dei giornali, dove gli addetti ai lavori hanno certificato, voglio dire, che la lotta con la criminalità organizzata è tutt'altro che vinta, non si sa come venirne fuori poi in buona sostanza. Sì. Sì, quindi perché voglio dire, il primo punto è la capacità della nostra dirigenza, ma questo a tutti i livelli, non solo quella politica evidentemente, va da quella politica a quella imprenditoriale, agli amministratori locali e via dicendo, dove si pone un grosso problema, perché è sparita poi la politica a livello, come dire, di strategia nazionale, fatta di ideali e dire di appartenenza evidentemente a qualche visione del mondo della politica, perché qui i politici come dire, continuano al di là dei grossi paroloni ad essere innamorati della cosiddetta politica del fare. Fare che cosa? In nome di che? Di che cosa? Di quale visione del mondo? Dove vogliamo andare dal punto di vista strategico? Noi siamo innamorati della politica del fare senza retroterra culturale, no? E senza retroterra culturale poi a lungo andare la politica del fare porta ad una scelta della classe politica specialmente e ancora di più di quella nazionale, specialmente a livello locale, come dire, a molte situazioni scabrose in cui gli amministratori locali, come dire, senza una guida strategica alle proprie spalle e via dicendo, sono facile preda, come dire, del malaffare e della corruzione, perché non dimentichiamo sempre che Società Libera ci ha battuto molto su questo e continua a farlo, che se quando parliamo di criminalità organizzata parliamo di grosse responsabilità dello Stato, del suo apparato burocratico, della vischiosità procedurale a tutti i livelli in cui si insinua evidentemente il crimine organizzato. Io trovo, oltre diciamo quello che ho detto prima, clamoroso il fatto che sia detto molto apertamente che negli ultimi 10 anni in realtà lo Stato non ha voluto battere la mano, cioè non si sono messi in opera tutti i meccanismi per contrastarli, forse perché tra Stato e mafia e poi attraverso tutta questa pervasività anche attraverso gli enti locali in modo abbastanza diffuso, se vediamo soltanto il dato dei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose,
emerge proprio questo dato di vera e propria connivenza. Cioè, certo, sembra quasi di dire una banalità, no? Stato e mafia vanno a braccetto, però questo qui dovrebbe molto preoccuparci, è l'elemento più importante, perché tu facevi una giusta osservazione. Dopo 60 anni di commissione bicamerale antimafia, dove hanno fatto queste inchieste, le più belle, interessanti, soprattutto le ultime due, per cui la presidenta Forgione e la presidenta Pisanu ci sono uscite fuori dalle relazioni, che il Parlamento non ha avuto neanche la decenza di discutere, quindi è evidente. Non sono mai arrivate in aula queste relazioni. Non sono mai arrivate in aula, per cui non c'è la volontà politica di incidere. Questo sicuramente, e quindi questo è un secondo dato, come dire, di sconforto per chi si occupa di queste cose. Un terzo dato è che se ne parla tanto a livelli tra gli addetti ai lavori, non se ne parla nel paese del problema del crimine organizzato, sembra essere quasi scomparso, come dire, da questa brutta espressione tanto usata dai politici, che è quella dell'agenda politica, no? Bene, può usare il loro stesso linguaggio, nell'agenda politica non è prioritaria la lotta al crimine in qualche modo. È molto diffuso evidentemente, perché tanta gente intorno al problema del crimine in questo paese, essendocene molte e più variegate di criminalità organizzate, no? Quindi, a me piace ricordare che quanto 61 anni fa il Parlamento iniziò i lavori e via dicendo, eravamo in presenza di tre filoni di mafia, Camorra e 'Ndrangheta. A queste tre nazionali si è aggiunta sicuramente, nel frattempo il Parlamento studiava, si sono aggiunte altre organizzazioni, vedisi Sacra Corona Unita, e tanto per non farci mancare nulla abbiamo 6-7 di importazione straniera, no? Dalla russa alla cinese a quella dell'est europeo e via discorrendo. Quindi oggi abbiamo un bel gruppo di mafie nostrane, domestiche ed internazionali che sono sbarcate nel paese. A fronte di queste chiacchiere tante, litigi politici tanti. Guarda, sapendo che avremmo fatto questa chiacchierata sulla mafia, voglio dire, ho preso dalla biblioteca di Società Libera un volume che non so dire da chi è fatto, ma riporta dei documenti ufficiali su alcune situazioni in giro per l'Italia, e in modo particolare la mia attenzione è cascata sulla situazione napoletana, campana in genere, via dicendo, in cui nell'agosto del 2007 è stato sottoscritto il protocollo di legalità in tutte le regioni e in tutte le province, si può dire, fra poco diremo in tutti i comuni, sono forniti di protocolli della legalità che si sprecano. Sono archivi di protocolli. Sì, questo nel 2007. Poi nel 2008, l'anno dopo, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la prefettura di Napoli e l'Unione Industriale di Napoli per andare, come dire, insieme e in simbiosi a scoprire le aziende che non hanno un codice etico, o se ce l'hanno non è corretto, o se ce l'hanno se ne fischiano e trafficano lo stesso con chi non dovrebbero trafficare. Poi dopo abbiamo anche il protocollo d'intesa con le scuole, quindi abbiamo, come dire, uno spezzettamento della lotta al crimine, fatto quasi per categorie, quindi ce ne sono i protocolli tra comuni e scuole per salvaguardare gli studenti, tra comuni e unioni industriali, tra comuni e altre realtà e via dicendo. Ma è tutto questo nell'ambito di un progetto generale fatto in Campania, in modo particolare nelle province di Napoli e Caserta. Permettimi Marco di leggere tre righe solamente. Sì, volentieri. Il progetto mira a completare l'azione svolta sul piano locale attraverso il coordinamento e l'integrazione delle iniziative a livello nazionale e internazionale. L'obiettivo è quello di chiudere i canali di approvvigionamento e di smercio del traffico di stupefacenti, intervenendo sia nei paesi di produzione che di transito. Cioè, voi capite, è una cosa enorme in cui non ci sono riusciti organismi e fiori di
di polizia internazionale, di stati, no? Di organizzazione delle Nazioni Unite e via dicendo, questo impegno parte da Napoli e dal suo comune, cioè siamo sul piano della ridicolaggine, tanto per riempire le pagine di questi protocolli, di queste intese e via dicendo, dichiarano addirittura la lotta a livello internazionale al crimine per bloccarli e quello che loro considerano e quello che poi quello che è come dire, la prima risorsa, che è quella dello smercio degli stupefacenti. Ma poi guarda, senza voler per carità ridicolizzare, no? Questi signori che poi hanno sottoscritto il protocollo, ma ci sono stati poi in Afghanistan a parlare con i produttori di oppio per capire, ma, si sono coordinati con gli uffici dell'ONU per le politiche di eradicazione. No. I protocolli vanno idealmente ai confini del mondo, ma come dire, poi i fatti organizzativi evidentemente si fermano alle porte di Napoli, però con la fantasia voliamo dove ci pare. Servono, adesso cioè, dicono una cosa, non per voler fare dell'ironia, ma queste cose sono molto convinto, ma queste sono tutte quante azioni che più che altro servono per trascrivere le 3-4 righe con la fotina sul giornale. Questa è la verità. Allora, se perché questo è un altro... E poi dopo la sostanza dentro non c'è. E poi ti devo fare anche un'altra domanda sul convegno di Firenze che tengo particolarmente. Sì, ti ringrazio, ma volevo chiudere questa prima parte del nostro ragionamento. Se questo ci dà molto sconforto, perché poi potremo parlare di mille altre cose che superiamo, se questo ci dà molto sconforto, forse qualche conforto ci viene da ambienti internazionali. Si chiacchiera in giro, io ho letto da qualche parte, che in primavera uscirà un documento delle Nazioni Unite che bene o male, forse non in termini molto categorici come quello che io userò adesso, ma in qualche modo dichiara che la lotta al narcotraffico a livello mondiale bisogna considerarla con tutte le sue criticità e che forse non ha raggiunto l'obiettivo che doveva raggiungere. Quindi praticamente il documento delle Nazioni Unite è come dire, come se alzasse una sorta di bandiera bianca. E questo è molto interessante e significativo, perché forse per la prima volta, proprio partendo dal Nord America, evidentemente c'è qualcuno che è intenzionato a dire un po' le cose come stanno e a finirla con questa retorica che noi in qualche modo battiamo il narcotraffico e cose di questo genere. Questi, a differenza dei segnali italiani e nostrani, ci dà qualche speranza, come dire, ci apre il cuore, perché io e te, nella fattispecie, essendo degli antiproibizionisti da sempre, voglio dire, c'è qualcuno in più rispetto a noi, qualcuno di più significativo rispetto a noi, che pone il problema sul tavolo, a livello globale. Questo voglio dire, se no sembra che veramente siamo uomini senza speranze, come dire, nelle mani di protocolli, di intesa, di tutti i tipi, di tutte le specie. A me questo fa piacere, perché dopo gli anni di Arlacchi, voglio dire, sono stati più fallimentari. C'è una svolta da questo punto di vista. Fammi pure la domanda ancora su Firenze, su cui ti avevo interrotto. Allora, guarda, la domanda che ti volevo porre è questa qua. L'interrogativo anche che si poneva all'inizio del convegno, nella premessa tenuta dalla presidente di Società Libera Fustagni, è quella: come possiamo far arrivare i contenuti poi le conclusioni di queste splendide iniziative a quelli che sono le persone che governeranno e che terranno in mano questo paese domani, vale a dire i giovani, perché da tutto questo discorso c'è già, è concentrato ed è circoscritto solo agli addetti ai lavori, però poi dopo c'è il gravissimo problema della comunicazione che non arriva alle nuove generazioni, e io ho paura che queste nuove generazioni comincino
già da giovani ad essere senza speranza, a dire vabbè, le cose vanno così, qui non migliorerà mai nulla, e quindi poi dopo si passa a quella fase di adattamento, e quell'adattamento poi porta alla compartecipazione di un sistema di corruzione e di illegalità diffusa che non può fare altro che far peggiorare la situazione di questo nostro paese. Quindi Società Libera si è posta questa domanda, e come sì, si potrà attivare? Società Libera, come dire, partendo dal presupposto che la responsabilità individuale è un bene prezioso, laddove vale qualcosa evidentemente la responsabilità individuale, perché anche i camorristi hanno responsabilità individuale, laddove vale qualcosa e deve essere esaltato come, come esempio in modo particolare per le nuove generazioni. Noi abbiamo in Italia tanta gente che fa fuffa su questi argomenti e via dicendo, ma abbiamo anche degli esempi appunto di responsabilità individuale estremamente significativi. Una di queste l'abbiamo avuta come relatore tra i relatori al convegno di Firenze, che è la Maria Carmela Lanzetta, che tu sai essere stata fino a luglio scorso sindaco di Monasterace e poi dimessasi, si è dovuta dimettere in provincia di Reggio per la guerra che l'Andrangheta gli ha scatenato intorno con minacce e quant'altro. Ecco, per adesso abbiamo avuto il suo bellissimo intervento a Firenze e via dicendo, ma noi metteremo insieme i due come Società Libera, cerchiamo di fare il nostro piccolo lavoro di piccola lobby culturale, no? E qual è? È quello di diffondere quanto più, per rispondere alla tua domanda, a queste cose. Uscirà un volume all'inizio della primavera che raggruppa le cose dette a Salerno e a Firenze, le mette insieme. E il volume sarà titolato appunto Stato e criminalità, e utilizzeremo, abbiamo chiesto ai relatori come dire, di presentare questi libri non librerie ancora una volta per addetti ai lavori, che spesso si fa perché tanto il libro non dobbiamo venderlo, non dobbiamo fare business col libro e via dicendo, ma nei posti significativi, iniziando proprio da situazioni tipo Monasterace in Calabria e quant'altro. Poi bisogna stare attenti anche, il discorso che ce lo siamo fatti anche a voce con te più volte, via dicendo, bisogna stare attenti ai professionisti, tanto per ricordare ancora una volta Sciascia, dell'antimafia, perché se è vero che esistono degli esempi virtuosi, e ne abbiamo appena citato uno, esistono anche degli esempi non virtuosi, e uno proprio capitato nella tua regione poche settimane fa, no? Della signora che era assurda paladina della lotta alla mafia, e dopodiché si scopre che tanto paladina non era. Secondo me questi sono i casi e le situazioni che fanno più male, e fanno più male specialmente alle nuove generazioni, perché poi la conclusione alla fine qual è? E vabbè, tanto sono tutti uguali. Allora a questo punto anche chi predicava alcune cose sulla mafia in Calabria, voglio dire, poi è uguale agli altri, e qui nasce lo scetticismo, qui nasce la sfiducia, qui nasce, come dire, il sottrarsi all'impegno e alla responsabilità individuale oserei dire di tutti noi, e a maggior ragione delle nuove generazioni. Quindi l'impegno che prendiamo come Società Libera, che nel momento in cui avremo questo volume in cui le relazioni parlano molto chiaramente, non sono politicamente corrette, non si genuflettano davanti a niente, a nessuno, che portano avanti delle situazioni molto provocatorie, tipo quello che dicevo prima, lo scioglimento della Commissione Bicamerale di Mafia, per dirne altre, per dirle smettiamolo di fare una lotta falsamente significativa, che non porta nessun risultato come quello della lotta al narcotraffico, parliamo, diffondiamo nelle scuole, dovunque sia possibile. Questo è il lavoro di un'associazione culturale come Società Libera. Non so se ti ho risposto. Sì, mi hai risposto molto bene, la domanda non era una casualità, e voglio dire, stimolarsi in questa risposta è proprio servito
per far capire un po' quelli che sono gli intenti in questo lavoro di società libera, che si differenzia proprio non per andare a fare i professionisti dell'antimafia, quindi i professionisti dei convegni, della marcia, delle iniziative, dello sventolio, della bandierina, però un tentativo per cercare di incidere concretamente sulle cose. E guarda, ci sono rimasti 5 minuti, purtroppo, perché abbiamo mangiato già tutto. Abbiamo utilizzato già 25 minuti dei 30 a disposizione. Quindi ti cedo subito la parola, perché nella pentola di Società Libera bolle sempre qualcosa. Il 1 marzo a Roma è fissato un appuntamento molto importante, per cui volevo pregarti di parlarcene. Società Libera, molto velocemente e molto in sintesi, appartiene al mondo culturale liberale, no? Che tu sai, io la stessa parola l'uso, ma volentieri, perché dire liberale in questo paese significa tutto e il contrario di tutto, e significa delle volte anche delle brutte cose, no? Ma non saprei trovare un altro termine via dicendo, se non l'ambiente che, come dire, si professa amante del liberalismo, che è una cosa più seria della parola liberale. Esistono molte organizzazioni liberali in Italia, al di là dell'ambito politico, parlo sempre solamente dell'ambito culturale. E non esiste solamente Società Libera che fa un certo tipo di lavoro e via dicendo, siamo in tanti, però non hanno la forza e forse la capacità, in alcuni casi anche la volontà, di fare squadra, di fare network, che hanno altre aree politiche. E allora Società Libera si è fatta promotrice di un'iniziativa, ci siamo detti, al di là degli aspetti politici, perché noi siamo notoriamente come associazione culturale fuori, al di sopra, ci definiamo prepolitici perché ci occupiamo delle cose che stanno a monte della quotidianità politica, utilizzando questa nostra dignità che ci piace molto, come dire, essere fuori dall'agone politico, perché sennò invece di fare un'associazione culturale avremmo fatto un altro partito politico, e via dicendo, abbiamo esteso un appello a tutte le organizzazioni che si rifanno all'area del liberalismo, e via dicendo incontriamoci, con due pregiudiziali: non ci interessa nulla delle vostre, chi ce l'ha evidentemente, appartenenze a schieramenti, non ci interessa nulla, visto che siamo alla vigilia sicuramente delle elezioni europee, ma a quanto sembra capire in questi giorni forse anche alla vigilia di elezioni politiche nazionali, è fuori di discussione, come dire, il fatto elettorale in sé, perché poi dico, a me piace molto questa espressione che uso molto in questi giorni: ognuno si impicchia all'albero che meglio crede. Quindi con queste due discriminanti, niente appartenenze a schieramenti, niente fatto elettorale, incontriamoci per vedere se siamo capaci di mettere sul tavolo 4, 5, 6 punti al massimo, cari a tutto il mondo del liberalismo, e su queste farci 5, 6 battaglie tutti insieme, per dimostrare in modo particolare ai mezzi di informazione, che sono quelle che sono nel paese, potremmo farci 2-3 trasmissioni sopra e via dicendo, e a quel poco di opinione pubblica che segue, come dire, ha voglia di seguire fatti culturali prepolitici, ma che hanno attinenza con la quotidianità di tutti noi, e via dicendo, vediamo se siamo riusciti, se riusciamo a venirne fuori appunto con 4, 5, 6 proposte al massimo che interessano un po' tutti noi. E questa è la scommessa, la chiamata, come dire, a ragionare. Non a caso gli abbiamo messo un titolo, un cappello, che da una parte è, come dire, il forum degli amanti della libertà, e con sottotitolo un colloquio tra organizzazioni liberali, molto a ruota libera. Faccio un esempio di un argomento su cui vorremmo toccarlo e trasformarlo come punti. Due per tutti che proporremo: la privatizzazione della RAI,
perché non perché poi ce l'abbiamo con la RAI in modo particolare, perché sul piano di quello che trasmettono, sul piano dei messaggi culturali si equivalgono alla fine tutti, no? Più o meno. Ma questo significa dare uno scossone all'intero sistema dell'informazione televisiva e via dicendo, e come dire, con la privatizzazione di due reti RAI sicuramente via dicendo, significa rimettere in gioco, in discussione tutto il sistema. E il secondo, per esempio, la separazione tra fondazioni bancarie e banche, perché lì siamo nel pieno, come dire, della cattiva politica che attraverso le fondazioni bancarie, come dire, hanno introdotto e continueranno a introdurre, finché la situazione resterà questa, la politica, la mala politica all'interno del sistema finanziario. Vincenzo, ci siamo mangiato tutto, ma ci siamo stati bene dentro, perché non abbiamo sforato. Allora, io ricordo www.societalibera.org, su questo sito internet trovate tutte le attività di questa associazione, trovate i contatti di Vincenzo Olita, info@societalibera.org, avrete la possibilità di iscrivervi qualora lo desiderate, soprattutto potete recuperare un sacco di materiale, potete andare a riascoltare il convegno di Salerno e l'ultimo di Firenze, potete seguire passo passo, mano a mano che queste iniziative vengono costruite. La prossima puntata di Società Libera probabilmente non ci sarà il direttore Vincenzo Olita, ma ci sarà una persona che appartiene membro del consiglio direttivo. Quindi noi abbiamo avuto ospite anche la presidente Fustagni recentemente, anche per variare un po', e noi la accoglieremo con piacere, per cui con questo ti saluto Vincenzo e ti ringrazio come sempre per questa presenza e per questo spazio, e contemporaneamente un saluto ai nostri web ascoltatori e alla prossima puntata. Grazie a te e a tutti voi. La linea ritorna a Donato Volpicella a Bari.